Buon venerdì pomeriggio in compagnia di Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Ben ritrovati per il campionato nazionale Beach Soccer ICS Tirrenum Cup. Categoria 2009 si affrontano Project Sianese B e Soccer Academy Fusco. Prende ufficialmente avvio la gara con il primo pallone mosso dalla Football Project Sianese B, che trova il gol del vantaggio. Alla prima azione di gioco Davide Basile sblocca la partita 1-0. Si riprenderà allora dal punteggio di 1-0 con subito la reazione con il calcio d'inizio. Pallone contro il palo di Alessandro Melillo, poi sulla ripartenza attenzione alla traversa colpita dal Project Sianese B. Ancora il tentativo di Basile, che si è visto però parare da Ingenito, il tentativo per il 2-0. Asio, che poi però perde il possesso della sfera, la mette in fallo laterale. Ricordo a tutti quanti che le partite riprese verranno trovate sul canale YouTube Sporting Tour TV, mentre è arrivato il gol del pareggio della Soccer Academy Fusco, gol, se non ho visto male, segnato da Bruno Naddeo per l'1-1. Attenzione al numero 7, che guadagna una buona posizione per calciare. Aliberti sul suo palo neutralizza dall'altro lato la possibilità per Basile. C'è una guerra vera e propria, alla fine riesce a concludere ma contro il palo botta. E alla fine arriva anche il gol che riporta nuovamente in vantaggio il Football Project Sianese B. La firma di Botta per il 2-1. Tornano avanti i ragazzi in maglia blu. Può provare proprio lui, infatti trova il gol del 3-1. Calcio di punizione trasformato da Luigi Riccio. Preciso, non fortissimo. A un minuto dall'intervallo, 3-1 adesso il risultato. Pallone per Basile, malinconico a disturbare. Basile passa, mette dentro, chiude in qualche modo la difesa della Soccer Academy. Poi qui arriva il gol del 4-1 e anche il duplice fischio. Ancora la marcatura per il Project Sianese B. Intervallo. Prendono il via adesso i secondi 10 minuti di gioco. Parziale di 4-1 in favore del Project Sianese B. Risultato all'intervallo, serve una forte reazione dell'Academy Fusco per quantomeno provare a riaprire la partita. Ed eccolo il gol che accorcia le distanze, segnato da Bruno Naddeo. 4-2, partita allora si riaperta. E allora il calcio di punizione viene calciato splendidamente da Botta, che tiene fede al suo nome con questa grande botta. 5-2, irresistibile del numero 16, ha trafitto per la quinta volta l'incolpevole Lorenzo Santoro. Si riprende con nuovamente tre misure di distanza tra le due squadre, non ci sta di certo Naddeo, che porta nuovamente sotto di due i suoi. Terzo minuto di gioco, 5-3. Intanto calcio di punizione particolarmente pericoloso, e infatti è ancora Botta a trasformarlo. Altro gran gol del numero 16, 6-3. Il calcio di punizione direttamente in porta, ma non arriva il rimbalzo regolare. Aliberti blocca senza difficoltà, poi malinconico ancora a vincere il contrasto. Pallone dalle parti di Naddeo, si accende il numero 10, Aliberti gli nega la gioia del gol con un vero e proprio miracolo. Si rifugia in calcio d'angolo. No, è bello un programma. Prima lo stava di tuo padre. Forse per i bimbi. Calcio di punizione allora per la Soccer Academy Fusco, che realizza con una grandissima marcatura il gol del 6-4. Riaprendo le speranze in questo finale. La laterale, calcio d'angolo che termina direttamente in rimessa laterale.
30 secondi allo scadere. Lancio lungo per Santoro. Attenzione alla palla che si impenna. Alla fine per primo ci arriva Luigi Rizzo, che però segna nella porta sbagliata, si fa anche male, cambia ancora il risultato, è 6-5. Sono praticamente scaduti i 20 minuti di gioco. Botta, prova a lanciare in avanti e termina però la partita perché non c'è più tempo. Football Project Sianese B, Soccer Academy Fusco, si chiude sul punteggio di 6-5. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy.